Ciao a tutti, per quest'anno siamo arrivati alla fine, per quest'anno scolastico. E riprenderò, se tutto va bene, a settembre e continuerò la storia dell'arte. La storia dell'arte vi confesso che è quella che va più a rilento perché io non ho mai insegnato storia dell'arte, quindi alcune cose le devo riprendere. Poi continuerò, quest'anno ho fatto la letteratura in pillole e delle lezioni brevi di 7-8 minuti, l'anno prossimo farò la storia in pillole e in più farò delle lezioni nuove riguarderanno il mito, una cosa che credo sia molto bella e che mi è stata richiesta. Oggi faremo l'ultima lezione appunto per quest'anno, in quella precedente abbiamo parlato della poesia negli anni 30, oggi parliamo della prosa negli anni 30. Allora, agli inizi del Novecento, sia la prosa che la poesia, non solo italiana ma europea, si è profondamente rinnovata. Per quanto riguarda la poesia, abbiamo visto che si è rinnovata tramite le avanguardie. Solo che poi queste avanguardie, come abbiamo visto nella lezione precedente, subito dopo la prima guerra mondiale, un po' si sono raffreddate e sono, diciamo, la poesia è ritornata un po' alla tradizione. Invece il rinnovamento della prosa è stato molto più profondo e più duraturo e infatti le novità introdotte in Europa agli inizi del Novecento si diffondono in Italia e dopo la guerra si affermano definitivamente, quindi non c'è un ritorno all'indietro. Le caratteristiche del romanzo europeo, il romanzo novecentesco, l'abbiamo già detto altre volte, ma le ribadiamo. Non c'è più il realismo appunto del naturalismo, non c'è la trama in ordine cronologico, non c'è il protagonista che è un eroe positivo, sono romanzi fortemente soggettivi e diciamo c'è quello che viene chiamato flusso di coscienza. Diciamo la narrazione viene fuori così come il personaggio e l'autore la sente. E come abbiamo già detto, in Italia negli anni 20 si diffonde il nuovo romanzo, il romanzo novecentesco. E infatti escono nel giro di pochi anni due grandissimi romanzi. Nel 1923 esce La coscienza di Zeno e nel 1926 esce Uno, Nessuno e 100.000, che appunto sono romanzi che risentono del grande romanzo europeo novecentesco di Joyce, di Kafka e di Proust. Però a parte questi due colossi di Svevo e Pirandello, ancora diciamo, le novità dovevano essere diffuse in maniera profonda e moltissimi romanzi europei non erano stati ancora tradotti in italiano. Questo avvenne grazie ad una rivista molto importante, una rivista fiorentina che si chiamò Solaria e che fu pubblicata a partire dal 1926 e che in pochi anni monopolizzò la cultura italiana. Tutti i più grandi intellettuali di quegli anni passarono da Solaria, da Vittorini a Gadda, a Moravia, a Pavese, tutti passarono da lì. Solaria ebbe il merito di svecchiare il panorama culturale italiano perché propose tutta una serie di traduzioni dei grandi romanzi novecenteschi, appunto come abbiamo già detto Kafka, Joyce e Proust, e introdusse per la prima volta in Italia la letteratura italiana, quella per intenderci ad esempio di Hemingway. Le caratteristiche di questi romanzi erano soprattutto innanzitutto il realismo e poi, tratto dalla letteratura americana, la figura del ribelle che si scontra con la società. E questa tendenza europea, diciamo appunto, Solaria traduceva i grandi romanzi europei, come abbiamo già detto, era in contrasto con la tendenza ufficiale del fascismo, che era una tendenza nazionalista e tentava di, diciamo, non introdurre le novità estere. Ed era questa tendenza nazionalistica, era portata avanti da una rivista, diciamo all'opposto rispetto a quello che faceva Solaria, che si chiamava Strapaese.
Siccome Solaria dava spazio anche a Svevo, a Saba e a Kafka, intellettuali tutti di religione ebraica, fu presa di mira dai fascisti e fu sottoposta più volte a censura, anche se non affrontava problemi politici. Il suo era un dissenso molto molto velato, quasi, insomma, c'era e non c'era. Però ugualmente fu chiusa nel 1936 perché pubblicò un romanzo, Garofano Rosso, di Vittorini, non per motivi politici, ma perché fu accusato di essere un romanzo pornografico, ovviamente per quei tempi. Adesso, insomma, farebbe assolutamente ridere. Da Solaria venne fuori anche un grande intellettuale che cambiò la prosa italiana degli anni venti, che è Alberto Moravia, e col suo capolavoro Gli Indifferenti. Moravia era romano di religione ebraica e cominciò a scrivere Gli Indifferenti a 18 anni e lo pubblicò nel 29. È un romanzo che fece scalpore. Anche qui fu accusato quasi di essere pornografico. Però, siccome fu pubblicato da una casa editrice diretta dal fratello di Mussolini, non dovette affrontare problemi di censura. Visto che appunto era di religione ebraica, durante la guerra fu dichiarato sovversivo e fu costretto a spostarsi di continuo stavo dicendo, da monte in monte, per citare Petrarca, ma quella è un'altra cosa, da paese in paese. In questo romanzo lui denuncia l'ipocrisia della borghesia, come dice lui, il lerciume. Cosa voleva dire? In quegli anni il fascismo portava avanti una borghesia sana, vincente, la borghesia italiana piena di valori positivi. Morava dice che non è vero niente, era una finzione, era tutta propaganda. La borghesia italiana era finta, era ipocrita, si muoveva soltanto spinta dagli interessi primordiali, il sesso e il denaro, così come i personaggi verghiani. Solo che le nuove generazioni, lui era molto giovane quando appunto aveva 18 anni quando ha cominciato a scrivere Gli Indifferenti. Solo che le nuove generazioni non combattono contro questo lerciume, sono rimasti indifferenti, appunto. Il mondo attorno faceva schifo, ma loro non avevano nemmeno la voglia di arrabbiarsi. Questa stessa sensazione, scusate, di non riuscire a fare nulla contro la società, e si evince anche nell'altro grande romanzo, Conversazioni in Sicilia, di Vittorini. Vittorini è un altro personaggio che viene fuori da Solaria, è un altro personaggio che pone alla base del suo romanzo il realismo. Ora, perché è vicino all'indifferenza? All'inizio del romanzo lui parla degli astratti furori. Il furore è la voglia di combattere, solo che questa voglia di combattere è astratta, nel senso non si sa contro chi, contro cosa, e quindi alla fine, anche in quel caso gli intellettuali, non fanno nulla. Il realismo di Vittorini però è diverso rispetto a quello di Moravia, perché quello di Moravia è molto più secco, molto più crudo. Invece qui c'è un'atmosfera mitica. Vittorini è siciliano, quindi è il tema nel suo romanzo Conversazioni in Sicilia, affronta il tema del viaggio, il ritorno in Sicilia. E affronta tutta una serie di personaggi che addirittura non hanno nomi, sono personaggi senza tempo, sono quasi simboli. Per questo il suo simbolismo è mitico, è stato definito così, non è come quello di Moravia. Ed è anche questo realismo viene fuori, come abbiamo già detto, da Solaria. Lui parla per tutta l'umanità offesa, solo che anche in questo caso, come abbiamo già detto, contro l'offesa nei confronti dell'umanità, non gli intellettuali di quel tempo non riescono a combattere, non riescono a fare nulla. Un altro grande intellettuale che viene fuori da Solaria e affronta il tema del realismo è Pavese.
Pavese è un intellettuale, un grande intellettuale controcorrente. Quando negli anni 30 c'era l'ermetismo, quindi la poesia brevissima, quasi lapidaria, lui ha introdotto il verso lungo tratto dalla letteratura americana, che lui e Vittorini erano dei grandi traduttori. La poesia racconto. Anche in lui il realismo diventa quasi mitico, e quindi molti libri avvicinano sia Pavese che Vittorini al neorealismo, ma in realtà non è così, non c'è in questi anni, in Pavese non ci sarà mai, in Vittorini dopo sì, ma in questi anni non c'è la denuncia, non c'è l'ottimismo, non c'è la voglia di ricreare del neorealismo, che sarà la corrente letteraria che diciamo, si diffonde subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e rimane in voga fino agli anni 50, quando poi si diffonderà il neosperimentalismo, ma questo è un altro discorso. Prima di lasciarvi per quest'anno vi ricordo tre cose. Numero uno, io ho pubblicato La storia raccontata ai ragazzi nel 2020 e L'impero romano raccontato ai ragazzi nel 2022. Sono libricini piccoli nei quali narro le vicende storiche, spero chiare e spero semplici come faccio io. Numero 2, nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate i riassunti delle lezioni vecchie, li potete scaricare a man bassa, senza login, gratuitamente in PDF. Numero 3, l'ultima cosa, c'è un gruppo Facebook, Le lezioni di Adriano Di Gregorio, chi di voi volesse contattarmi, con grandissimo piacere. Buona estate a tutti!